Per progettare l'azione di innovazione dei processi è basilare tenere in considerazione il passato e il futuro di un'organizzazione, comprendere profondamente il contesto interno ed esterno, facilitare il cambiamento attraverso una pianificazione attenta ai cambiamenti che coinvolga gli attori interni ed esterni. Un caso di successo in questo senso è quello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un caso che viene citato come case study nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione della PA pubblicata il 26 ottobre del 2017. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è diventata un punto di riferimento per la digitalizzazione dei processi di import-export, attuando già molti di quegli obblighi imposti dal Codice Doganale dell'Unione entrato in vigore nel 2016. Ma per capire quali sono state le strategie e le azioni, abbiamo intervistato Teresa Alvaro, direttore centrale tecnologie per l'innovazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quali sono le strategie di pianificazione degli interventi che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo in campo per attuare un cambiamento reale all'interno dell'organizzazione? La condizione necessaria, ma non sufficiente, per realizzare un reale cambiamento all'interno dell'amministrazione è il coinvolgimento del top management. È essenziale, ma non sufficiente, in quanto il coinvolgimento del top management comporta che i progetti di innovazione diventino obiettivi strategici dell'organizzazione. A questo deve essere poi legato un metodo operativo stringente che consenta di controllarne la realizzazione e i risultati. E mi piace ricordare a questo riguardo la più grande, diciamo, esperienza di cambiamento introdotta all'interno dell'Agenzia delle Dogane, ovvero la realizzazione del sistema informativo dell'Agenzia IDA, Automazione Integrata Dogane Accise. L'esperienza è partita nel 99 con un grande impegno del top management al riguardo, ma con un grandissimo coinvolgimento dell'utenza interna, ovvero del personale dell'agenzia, e dell'utenza esterna. L'utenza interna, ovvero il personale dell'agenzia, insieme a noi ha definito chiaramente le strategie, le fasi di sviluppo, e a fronte il top management, quindi tutte le direzioni di business collegate, si sono impegnate a definire quali erano le risorse da impiegare nell'ambito di un piano strategico pluriennale. Il piano di attuazione è stato poi legato strutturandolo per progetti modulari, in modo da ridurre il rischio di progetto e considerare i vincoli di realizzazione e l'interdipendenza tra i vari progetti. A questo abbiamo legato quello che noi chiamiamo l'approccio olistico, ovvero nei vari ambiti di intervento non si è considerata solo la componente ICT, ma si è considerata nei vari domini di intervento la componente ICT, gli aspetti normativi, gli aspetti operativi, gli eventuali cambiamenti organizzativi da introdurre e l'aspetto formativo per gli utenti interni e esterni. Per la progettazione e la realizzazione di AIDA abbiamo costituito un laboratorio che abbiamo chiamato Dogana Virtuale, a cui partecipavano a rotazione tutti i rappresentanti dei principali uffici territoriali, in modo che con loro si potesse condividere non solo gli obiettivi del progetto, ma anche la loro declinazione operativa. In questo modo abbiamo ottenuto una forte sponsorizzazione diffusa all'interno dell'organizzazione e una maggiore facilità a condividere il cambiamento, perché ognuno di loro sentiva come proprio il progetto che si andava a realizzare. Dietro c'è stato molto lavoro, anche molto utilizzo delle migliori tecniche a quel momento disponibili, cioè il sistema IDA è stato realizzato con un'accurata analisi dei processi basata sulla teoria degli atti linguistici Winograd-Flores, quindi esame dei processi di business esistenti, interni e esterni, e definizione dei processi ottimali e definizione poi dei
le varie tappe per raggiungere l'ottimo definito. Quando abbiamo realizzato il sistema IDA, quella fu la grande intuizione, abbiamo appunto correlato con una piattaforma di erogazione in modalità e-learning di tutta la formazione necessaria. Voi pensate che il sistema IDA è stata una grandissima esperienza perché avevamo un sistema interattivo che collegava amministrazioni e enti in tempo reale, quindi noi avevamo la necessità di avere un sistema robusto che nel momento in cui si fosse fatto il switch off funzionasse perfettamente. L'importanza di aver strutturato questa piattaforma di diffusione della formazione e informazione ci ha consentito di verificare lo stato di preparazione dei nostri uffici sull'ambiente di addestramento. Quindi, quando noi abbiamo fatto il switch off, eravamo certi che i risultati sarebbero stati quelli che ci attendevamo, in quanto avevamo fatto ogni possibile prova di impatto, anche replicando le giornate lavorative tipo le giornate di picco. È stato un esercizio di pianificazione e di gestione, da un punto di vista di gestione di un progetto ad alta complessità, che veramente ha coinvolto in modo corale sia gli uffici, la direzione centrale, allora era un ufficio di staff, poi è diventato direzione centrale, sia le nostre emanazioni sul territorio. Attraverso quali metodi e strumenti si sta realizzando il processo di cambiamento all'interno dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli? Come si superano le resistenze all'innovazione? La parola d'ordine per vincere la resistenza all'innovazione è la massima condivisione sia della visione, sia delle strategie, sia dei piani operativi. E su questo abbiamo sotteso una organizzazione capillare, ovvero abbiamo dei tavoli permanenti in cui condividiamo con gli stakeholder. Per stakeholder non intendo esclusivamente l'utenza esterna, intendo anche le altre pubbliche amministrazioni che sono chiamate con noi a impostare servizi basati finalmente sul paradigma ONCE, ovvero che l'impresa e il cittadino non siano più considerati come veicolo dell'informazione, ma siano considerati come destinatari di processi innovativi che favoriscano la digitalizzazione complessiva del paese, quindi riducano il digital divide. Su questo noi abbiamo dei casi di successo. L'esempio più vicino nel tempo è quello legato alla digitalizzazione del settore accise, in cui avevamo come interlocutori aziende grandi e anche aziende molto piccole che non erano minimamente dotati di sistemi ERP. Abbiamo con loro discusso a lungo sulla necessità di applicare quelli che erano i paradigmi della nostra strategia, quindi non solo ONCE ma full digital, ovvero considerare che gli adempimenti da rendere verso le pubbliche amministrazioni siano un sottoprodotto dei loro sistemi informatici. Con la digitalizzazione delle accise abbiamo ottenuto un risultato veramente molto, direi proprio entusiasmante, ovvero le stesse associazioni di categoria ci facevano presente che a fronte di questa nostra richiesta, molti dei loro associati, una percentuale che possiamo più o meno stimare intorno al 20%, con questa occasione si erano dotati di sistemi ERP aziendali. E quindi questo come risultato di una pubblica amministrazione che finalmente diventa un driver di crescita per il paese ci sembra un risultato assolutamente notevole. Nel momento in cui noi stabiliamo dei nuovi processi, mettiamo a disposizione questo ambiente di validazione e addestramento, ma soprattutto facciamo una cosa. Non diramiamo mai le norme senza aver condiviso prima i processi. Quindi la normativa di attuazione viene dopo la condivisione dei processi per ridurre anche il costo dell'incertezza in capo a tutti gli utenti. Ogni provvedimento a sostegno dell'innovazione è un provvedimento ricognitivo, ovvero l'ultimo provvedimento ricomprende tutte le regole per utilizzare
questi nuovi servizi. Non si ricorre più al visto, confronta, come detto, in modo tale da ridurre veramente i costi anche in capo alle imprese derivanti dall'incertezza, ma anche i costi che poi ricadono sulle amministrazioni per dover continuamente correggere errori nell'esecuzione degli adempimenti, oppure i costi di formazione e informazione. Su questo abbiamo un sistema di CRM che è proprio basato sul concetto di full digital, ovvero vengono inviate le informazioni in tempo reale vengono controllate. Se nella dichiarazione, chiamiamola così, doganale o del settore accise, vengono rilevati degli errori, e la dichiarazione viene rigettata e viene indicato all'utente qual è l'errore commesso, in modo da favorire una sorta di compliance digitale. Più interagisce con il sistema, più impara a dichiarare correttamente. E questo implica anche una forte riduzione delle sanzioni correlate. I progetti di innovazione sono obiettivi strategici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su cui si misura anche la performance dei dirigenti. Come sono stati attuati e trasferiti a livello dei dipendenti e della loro quotidiana operatività? Quali le leve motivazionali e le azioni di marketing interno? Questa è la risposta più difficile. Su quali sono le leve motivazionali? Diciamo che in assenza di leve motivazionali nell'ordinamento ce le siamo inventate. Come? Condividendo la vision, la visione anche con i dipendenti e condividendola a tutti i livelli e fornendo loro una formazione specialistica di alto livello, soprattutto in materia di project management e in materia di BPM, Business Process Management, proprio perché capiscano e condividano che il loro lavoro è importante per il cambiamento. Su questo insistiamo anche con una formazione continua di tutto il capitale umano che abbiamo a disposizione, sia sui nuovi processi, sia sulla formazione specialistica. E abbiamo strutturato anche qui, a livello organizzativo, delle task force sul territorio che sono proprio, come dire, l'alfiere della digitalizzazione, dell'innovazione, ma anche il polso di come l'innovazione a livello territoriale venga apprezzata o venga percepita soprattutto dall'utenza interna e all'utenza esterna. Quindi le task force fungono da cerniera di trasmissione sull'azione che svolgiamo in termini di digitalizzazione, ma anche da termometro di come la digitalizzazione e l'innovazione venga percepita sia a livello di ufficio sia a livello di stakeholder esterno.